Mettere al centro dell'attenzione i cittadini con le loro esigenze, ma anche problemi e positività dei territori, sia urbanizzati sia periferici, sono i temi discussi nell'ambito del festival alternativo tenutosi a Napoli presso il Teatro IAV in Arte Vesuvio, promosso dall'associazione Communitas, di cui l'assessore regionale al turismo Felice Casucci presiede il consiglio d'indirizzo. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. L'obiettivo è far nascere qualcosa che appartenga alle persone, che non sia imposta alle persone, che sia espressione della vita delle persone, che nasca anche da una consapevolezza critica, da una coscienza dell'identità critica delle persone e della grande cultura di cui siamo espressione. La politica è diventata un grande fenomeno di comunicazione, spesso privo di contenuti. Noi cerchiamo di riportare la politica ai suoi contenuti, alla sua storia, alla sua grande tradizione culturale. Parliamo di identità e alterità, parliamo di collettività, di superamento dell'individualismo, parliamo di un grande impegno che nasce innanzitutto dai cittadini, che nasce innanzitutto da coloro che fanno volontariato, che si impegnano nella vita e per la vita degli altri, in maniera del tutto disinteressata e gratuita. Quindi questo è un obiettivo, la cura è la sintesi di tutto questo, per noi è la quintessenza della parola politica. E quindi portiamo avanti questo progetto che è una quintessenza, appunto, è un'occasione che nasce da una selezione di elementi: alterità, integrità, alterità, collettività, alterità, superamento dell'individualismo, realizzazione di un obiettivo di crescita che sia un obiettivo di crescita fortemente inclusivo. Movimento che guarda anche alle future tornate elettorali. È nato dopo una tornata elettorale, è nato a dicembre 2022, dopo una tornata elettorale che è stata una tornata elettorale, un grande insuccesso del centro-sinistra, e vogliamo dare delle risposte da centro-sinistra, quindi da solidarietà, da precisa collocazione a favore dei temi della solidarietà, a favore dei temi della coesione. In particolar modo della coesione economico-sociale italiana, ma non solo, anche europea e mediterranea, per realizzare un progetto che sia un progetto che abbia una credibilità anche politica, ovviamente. Ci misureremo, vedremo se saremo in grado di farlo. Siamo nati da un anno, abbiamo fatto già vari incontri, questo è uno degli incontri che stiamo portando avanti. Oggi è l'inaugurazione, incontriamo le associazioni, ci facciamo raccontare da loro la loro esperienza sui diversi territori, non solo di Napoli, ma della regione Campania. Confidiamo che questo ci porti a dei risultati, siano dei risultati belli, perché vogliamo far sorgere questo piccolo sole dell'avvenire dalla vita delle persone, non un sole imposto dall'alto, ma un sole che nasce dal basso.